Questo programma è offerto da... Siamo all'interno dello stadio comunale di Mondaino, dove qui si allenano parte dei giocatori del settore giovanile dell'Alta Valconca. Un settore giovanile molto importante che arriva a 120 unità, collegato, affiliato con il progetto Udinese Calcio, formazione che milita nella massima serie. Ci ha spiegato Emanuele Chiaretti che questo progetto mira alla formazione del ragazzo attraverso delle regole precise e importanti che servono soprattutto per lo sviluppo e per la crescita personale. Noi siamo arrivati qui in Alta Valconca, dove il calcio forse per qualche anno è stato dimenticato un po' da tutti. Emanuele sta provando attraverso il settore giovanile, insieme a tutti i suoi collaboratori, a riportare insomma l'attenzione anche in questi comuni dell'Alta Valconca, appunto Mondaino, Saludice, Montegridolfo, che si sono uniti insieme per un unico progetto, quello sportivo, tralasciando ovviamente il discorso inerente alla prima squadra, dove pensate un po', sia l'Alta Valconca che il Mondaino si affrontano anche in un derby spettacolare proprio nello stesso campionato, nel torneo per l'esattezza di prima categoria, girone H romagnolo. Da ben tre stagioni l'Alta Valconca è affiliata con l'Udinese Academy e questo mi ha suscitato un grande interesse. Allora andiamo a sentire proprio il principale protagonista di questa realtà. Emanuele Chiaretti, responsabile qui dell'Alta Valconca. Siamo su uno dei terreni di gioco, che è quello del Mondaino, dove tra l'altro gioca la prima squadra in prima categoria. Ci presenti un po' il vostro settore giovanile? La prima domanda che ti faccio: quanti bambini ci sono? Quante formazioni avete, a partire dai più piccolini fino ad arrivare ai più grandi? Raccontaci un po' il tutto. Allora, il nostro settore giovanile conta 120 ragazzi che vanno dai 5 ai 17 anni. Riusciamo a coprire, questo è il primo anno, per noi è stato un risultato importantissimo, tutte le categorie, quindi dai piccoli amici, primi calci, pulcini, esordienti, giovanissimi e anche allievi. I nostri ragazzi si allenano sui tre impianti di Mondaino, Saludice e Montegridolfo. Per noi questo è un orgoglio, dare la possibilità ai nostri ragazzi delle tre comunità di fare sport vicino a casa, di fare sport in un ambiente sano dove i responsabili sono tutti laureati in scienze motorie, e quindi questa per noi è la cosa fondamentale. Io come responsabile la prima cosa a cui tengo è dare la possibilità ai ragazzi di essere istruiti, di essere seguiti e dare un insegnamento da persone competenti. Quindi il primo passo è avere persone che siano capaci di gestire i ragazzini, di farli divertire, di farli crescere. Poi dopo tutto viene da sé, insomma, quando i ragazzi si divertono insieme ai propri amici si crea l'ambiente giusto per farli crescere e divertire. Andiamo con ordine. Primo passo, con l'unione dei comuni Montegridolfo, Saludeccio e per appunto Mondaino si è fatto un progetto univoco a livello di calcio, tralasciando ovviamente quello della prima squadra a livello di settore giovanile.
vedo uno staff molto giovane e questa è una componente in più che può favorire ancora maggiormente questo progetto, a tuo modo di vedere. Perfetto, perché intanto i ragazzi giovani hanno tanta energia e quello che, a cui tengo, è il fatto che ci sia un confronto continuo, io con i miei collaboratori, con i miei allenatori, con i miei dirigenti. Il nostro obiettivo è fare in modo che non manchi niente ai ragazzi, che ci siano le condizioni giuste per poter lavorare, e diciamo che l'età degli insegnanti, dato che i ragazzini sono belli svegli, belli attivi, bisogna avere le energie giuste e le competenze per poter insegnare e farli crescere, quindi il nostro staff di giovani è super. Io ti chiedo, dopo appunto questa avventura dove vi state misurando, quali sono i vostri obiettivi? Il nostro motto è giocare per crescere, non per vincere, quindi il nostro obiettivo è far crescere i ragazzi gradualmente. Quindi fin da quando sono piccolini, da iniziare a farli giocare il più possibile con numero ridotto di componenti delle squadre, quindi 2 contro 2, 3 contro 3, in modo che giochino e tocchino il pallone più volte possibile all'interno della partita, e poi gradualmente dal calcio 5, calcio 7, calcio 9, fino ad arrivare al calcio 11. Quindi quello è il primo obiettivo, farli crescere e per fare in modo che poi quando arrivino al calcio degli adulti poi siano pronti. Quindi al momento non ci diamo nessun obiettivo di risultati, il nostro risultato ottimale è quello di vedere che negli anni i ragazzi continuino a venire e che i ragazzi crescono nonostante la piccola comunità di 5.000 abitanti. Come dicevo, abbiamo 120 iscritti, per noi il risultato, questo è il primo risultato. Poi vedere che anche nei confronti di società più grandi, anche a livello numerico, di comunità, i nostri ragazzi spesso fanno una bella figura, a noi questo fa molto piacere. Emanuele, parliamo un attimo di strutture. Oggi, come ho detto poc'anzi, siamo qui nella struttura di Mondaino, però appunto con l'unione di tutti i comuni a livello di progetto sportivo ci sono degli altri campi anche a Saludecchio. Dove sono distribuiti un po' i terreni da gioco? Perfetto, abbiamo la nostra attività che si svolge per quanto riguarda le partite, abbiamo Mondaino, il campo a 11, e Saludecchio, il campo a 11, poi abbiamo un campo sintetico a Mondaino, un campo sintetico a Saludecchio e un campo sintetico a Trebbio, quindi abbiamo la possibilità di far giocare i ragazzi insomma sui tre comuni con qualsiasi tempo, qualsiasi, se c'è la pioggia, la neve, perché abbiamo anche la possibilità di fare attività all'interno, perché Saludecchio ci mette a disposizione una palestra molto grande con cui fare attività con i bambini anche nella fase invernale. E quindi diciamo che siamo dislocati nei tre comuni, i comuni ci danno un bel supporto perché ci mettono a disposizione tutte queste strutture, e quindi li ringraziamo perché non ci fanno mai mancare niente, e per noi l'apporto del comune e dei tre comuni è fondamentale. Bueno, adesso con la mia telecamera in primo piano sto inquadrando il logo che porti sulla sinistra con tanto orgoglio, quello dell'Alta Valconca che rappresenti, e quello di una filiazione particolare con l'Udinese Calcio, ricordiamo squadra militante nella massima serie. Come nasce questa collaborazione con l'Udinese Calcio e perché soprattutto l'Udinese Calcio? Noi abbiamo, come dicevo, l'obiettivo di lavorare, anche se siamo una società dilettantistica, abbiamo l'idea di lavorare a livello professionale, e quindi il nostro obiettivo è, oltre a far crescere i ragazzi, ma è quello di crescere anche noi come istruttori. Riceviamo tante proposte dalle società professionistiche di collaborazione, questa dell'Udinese ci è sembrata una proposta, un tipo di collaborazione che ci avrebbe completato nella nostra crescita anche come istruttori, perché la loro presenza con noi è in 2 volte al mese, quindi 2 volte sono qua con noi in campo con i nostri istruttori a lavorare con noi, si occupano della nostra crescita, quindi ci formano con le loro metodologie, ci trasmettono i loro allenamenti, quindi siamo in contatto continuo anche con i loro istruttori, con una chat, con i video degli allenamenti del settore giovanile dell'Udinese, e quindi per noi questo è un motivo di orgoglio, anche perché nel prossimo anno, quindi ad aprile, andremo a Udine come abbiamo fatto negli ultimi 2 anni, perché questo è il terzo anno, andremo su a fare un'amichevole con i ragazzini del settore giovanile dell'Udinese, e quindi questa è davvero un'esperienza per i ragazzi bellissima, andare a confrontarsi con una squadra di Serie A, anche se sono bambini, con i pulcini. Il tutto poi si conclude a Udine con la partita di Serie A, e 2 nostri ragazzini vanno in campo con i giocatori di Serie A a fare l'ingresso classico insomma prima della partita, e quindi questa è una bella cosa. Però la cosa fondamentale è che Udinese è molto presente
in campo con la nostra società, e quindi questo è quello che ha fatto la differenza rispetto alle altre società. Poi chiaramente ci sono dei ragazzi che vengono tenuti sotto controllo, ci sono ragazzi un po' più avanti rispetto ad altri, quindi Udinese li tiene d'occhio, però questa diciamo che non è la prima cosa. Il rapporto con Udinese non è mettere il logo Udinese fuori dal campo ed è finita lì. Ripeto, c'è un progetto molto serio, la loro presenza è importante con noi, quindi questo ci ha fatto decidere di stare assieme a loro. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Ti imbota il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGDF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stendipizza o stendipiada secondo il vostro uso, e griglia petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Sei una società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start & Green ti aiuta! Start & Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il SEM Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start & Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semipratofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start & Green. Infine, disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Romagna Sport primo dal 2001, la prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online, il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici, i primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti, i primi a pubblicare la carriera degli atleti, i primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo, i primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. Francesco, ti stuzzico subito su un argomento con cui parlavo fino adesso con Emanuele, responsabile dell'Alta Val Cocca. Si può dire finalmente con estremo orgoglio, in virtù di quel logo che tu porti ora in questo momento sulla sinistra, che anche in Alta Val Cocca possono crescere diversi campioncini? Sì, sempre nel rispetto delle regole, dei compagni, anche quelli magari un po' più indietro, ma comunque tutti insieme e senza guardare il singolo. Emanuele prima spiegava, l'affiliazione sull'altro logo della tuta di rappresentanza che hai adesso con l'Udinese nasce qualche anno fa proprio per la competenza e per un obiettivo ben preciso, quello che essendo uno staff giovane avevate tutti bisogno di imparare e soprattutto di misurarvi dai più piccini fino ad arrivare ai più grandi. Come sta andando questo periodo appunto di lavorazione? Il progetto Udinese Academy è veramente molto valido e ci aiuta in primis a noi allenatori a crescere, perché comunque seguiamo tutte le linee
che Udinese Academy ci espone. E facciamo diversi incontri durante l'anno con allenatori preparati e professionisti, e in più comunque anche sono molto umili, gli allenatori stessi sono molto umili, quindi capiscono anche le nostre situazioni, che non sono perfettamente simili alle squadre di Serie A come può essere l'Udinese. Come nasce la tua passione anche di divenire allenatore? Io sono studente di scienze motorie e pratico calcio fin da bambino. E mi è sempre piaciuto comunque rapportarmi con i bambini e vederli crescere. E ho sposato questo progetto anche dell'Alta Valconca tramite l'allenatore della prima squadra, che è un mio caro amico, e quindi ho iniziato 3 anni fa stando vicino a Emanuele. Sono cresciuto abbastanza velocemente perché Emanuele è molto competente, e poi dall'anno scorso ho allenato i Pulcini 2007 e quest'anno faccio i Pulcini 2008-2009. Senti, l'unione dei tre comuni a livello sportivo, come dicevo con Emanuele, ha aiutato molto, perché mi diceva prima lui le varie strutture di cui disponete. Direi che c'è, come dicevi tu adesso giustamente, un progetto importante. Allora ti chiedo se il progetto arriva anche a poter portare un ragazzo che cresce adesso con voi fino addirittura alla prima squadra, poi bisogna decidere qui in zona quale, Sotteggio, Mondaino o Alta Valconca stessa. Beh, i ragazzi già vedo sul campo che comunque hanno una stima per la prima squadra e per i giocatori come se fossero dei campioni, quindi secondo me ci sono molti ragazzi validi che possono giocare tranquillamente, che potranno giocare tranquillamente nella prima categoria o magari fare anche un passo superiore. E comunque tutti i ragazzi sono contenti di poter giocare nell'Alta Valconca. Però ti voglio fare questa domanda, allora te la provo leggermente a cambiare. Diciamo che con il percorso che tu hai sposato si sta lavorando in maniera adeguata, come dicevi i giocatori stanno crescendo per poter giocare un giorno anche nella prima squadra, ma l'obiettivo tuo principalmente con questi ragazzi che anche oggi sono qui a Mondaino qual è? L'obiettivo è di farli crescere nel rispetto delle regole, dei compagni, dell'allenatore e delle attrezzature. E sicuramente seguendo questa linea comunque si vedono già che ci sono dei miglioramenti, e anche in ambito calcistico, perché molti ragazzi sono migliorati in modo esponenziale. E il progetto Udinese Academy comunque ci spiega sempre che dobbiamo lavorare con i ragazzi sempre nel rispetto, e che il nostro obiettivo non sarà mai quello di portare un ragazzo in Serie A, ma di farlo crescere calcisticamente e soprattutto umanamente. E qui Francesco, quando arriva qualcuno che magari parlando anche con i genitori non riesce a rendere a scuola come nel calcio, quindi siccome che tu mi parlavi di regole, intervenite quindi magari punendo, passami l'espressione, il ragazzo, facendogli capire in qualche modo che cosa utilizzate per arrivare a colpire? Noi siamo, oltre che allenatori, anche psicologi e quindi conosciamo le situazioni anche familiari, quindi di scuola, e soprattutto lo notiamo anche senza saperlo, quindi parliamo con i ragazzi, parliamo con i genitori e cerchiamo di trovare una soluzione a tutto. È normale che come primo obiettivo per il ragazzo è la scuola, lo studio a casa, quindi anche ai genitori diciamo sempre di mettere come primo obiettivo lo studio. E comunque i ragazzi vedo che perlomeno i miei sono tutti molto bravi anche a scuola, e succede che qualche insufficienza arriva e comunque lo si vede subito in campo. Beh Francesco, quanto ti rendono orgogliosi oggi i tuoi ragazzi, di la verità? Tantissimo, io ho iniziato da 3 anni questo percorso e sono sincero, fino adesso ho quasi avuto più soddisfazioni da allenatore che da calciatore. Dico, come nasce innanzitutto questa passione come giocatore e anche allenatore dei portieri e poi via via tutto quello che hai detto? Innanzitutto nasce dal fatto che avendo sempre giocato a calcio e avendo fatto il portiere, e insomma questa cosa poi è proseguita una volta terminata della carriera da giocatore, e niente, poi ho conosciuto Manu in un'altra società, siamo diventati amici, poi dopo abbiamo proseguito insieme qui all'Alta Valconca. Senti, l'obiettivo Emanuele non lo dice, però usiamo sempre il termine orgoglio, quello che qualcuno forse si era dimenticato di questi paesi che per anni sono stati protagonisti anche nelle serie come la prima categoria, la promozione ed altri campionati appunto locali. Quello che avete fatto voi è quello di comunque far tornare in mente il nome dell'Alta Valconca.
Questo fa piacere, insomma, si lavora anche per far crescere i bambini che ci auguriamo un domani diventano ragazzi poi della nostra società e magari fare una categoria anche, insomma, importante per divertirci sempre di più, insomma. Invece per quanto riguarda l'affiliazione con l'Udinese Academy, che cosa ti sta portando a livello personale e quanto tu stai imparando in questo percorso? Ma è molto stimolante, nel senso che riusciamo a confrontarci con istruttori che hanno un bagaglio anche di esperienza maggiore, e ce lo riportano qua mensilmente, abbiamo un incontro, insomma, con dei responsabili. E quindi questo si tramuta per noi in esperienze maggiori che poi riportiamo sul campo con i bambini, con i ragazzi, e quindi il beneficio è per tutti, ecco. Senti, come ti approcci con loro quando arrivi qui al campo? Intanto siamo qui a Mondaino, questa sera vediamo che questi bambini sono tantissimi e diciamo che fanno anche parecchio baccano, eh? Sì, sì, niente, arriviamo sempre un po' prima per preparare il campo, l'allenamento, e conosciamo bene anche le famiglie, i ragazzi, quindi sappiamo che i loro impegni scolastici, extrascolastici, e cerchiamo di, insomma, adeguare gli orari a quelli che sono i loro impegni. E poi dopo niente, iniziamo con magari qualche partitina come attivazione e poi dopo si lavora sodo per migliorarsi, per crescere. Senti, dico, in programma, anche perché ci stiamo avvicinando al mese di Natale, vi chiedo e ti chiedo se ci sono delle amichevoli o comunque qualche torneo per tenerli comunque allenati. Dunque, di solito durante le feste natalizie, durante il periodo natalizio, c'è una sospensione dell'attività. Questo viene fatto anche per permettere a qualcuno che magari ha parenti o nonni lontani, insomma, di poter raggiungere loro, insomma, a casa. E noi in quelle due settimane non facciamo niente. Prima logicamente cerchiamo di creare l'atmosfera, diciamo, di festa, facendo anche una cena, delle cene insieme alle famiglie, insieme ai genitori, insieme ai bambini, dando anche un piccolo dono a loro, quindi cerchiamo di coinvolgerlo, il bambino, anche al di fuori dell'attività con queste occasioni così. Visto che hai toccato il discorso genitori, ti chiedo appunto quanto sentite vicino alla loro presenza anche nelle partite che vi trovate a giocare sia con i piccoli che con i più grandi. Guarda, dal punto di vista, diciamo, del rapporto con i genitori, penso che, parlo a nome di tutti, siamo molto fortunati. Questo è un ambiente molto sereno, molto familiare, mi viene da dire. E c'è un rapporto bellissimo, molto aperto, molto di rispetto, e ci si confronta, ci si ascolta anche in base a quelle che sono le proprie esigenze familiari, e quindi si lavora al meglio anche per questo motivo qua. L'atmosfera è positiva, l'atmosfera ci permette di poter, insomma, lavorare al meglio e riusciamo a dare anche alle famiglie, quindi ai bambini, diciamo, un bel prodotto, un bel lavoro sul campo, riusciamo a esprimersi al meglio, ecco, quindi siamo molto contenti e soddisfatti di questo rapporto. Io ti chiedo, a livello personale, quali devono essere gli obiettivi per il tuo ruolo e a livello collettivo quali devono essere gli obiettivi per questi ragazzi? Allora, a livello personale, innanzitutto è quello di fare in modo che i bambini che abbiamo all'inizio dell'anno continuino durante la stagione e finiscono l'attività con noi. È importante questo, il bambino deve essere contento di venire a giocare a calcio, deve essere felice di partecipare alla nostra attività. E per fortuna in questi anni questa cosa è sempre avvenuta, anzi ci ritroviamo a avere l'anno dopo qualche bambino in più, segno che magari anche il passaparola, anche il feedback di qualche bambino genitore porta dei numeri maggiori. E d'altro canto, per me personalmente è importante anche sempre essere aggiornato, cercare sempre nuovi stimoli anche dal punto di vista di quello che si propone in campo, perché non possiamo tramandare o fare sempre la stessa cosa che si facevano anni fa, cerchiamo sempre di essere aggiornati, quindi l'obiettivo mio personale è quello di essere sempre al passo coi tempi anche col lavoro sul campo. E per quanto riguarda l'obiettivo per i bambini, penso che l'obiettivo numero uno sia il divertimento, quindi avere piacere di venire al campo, di essere parte dell'Alta Valconca. E poi la crescita personale vuol dire non tanto il raggiungimento di obiettivi, di risultati, ma vedere, riconoscere che si è migliorati, si è cresciuti, si è un po' più bravi rispetto a quando, insomma, abbiamo iniziato, quindi avere più padronanza del pallone, del proprio corpo,
penso che sia un obiettivo da raggiungere, che è facilmente raggiungibile se si lavora in una certa maniera. Mi aggancio con il nome del nostro programma, che si chiama Fase di Crescita. Si può dire che la Tavalconca, in merito anche a quello che mi stai spiegando tu, che mi ha spiegato Francesco ed Emanuele, siete in fase di crescita, perché tra 3 anni mi diceva per l'appunto che avete questa collaborazione anche con l'Udinese Academy. Ricordiamo che quassù non è facile fare calcio, passami la battuta. Ma immagino che, come dici tu, io sono, diciamo, un po' forestiero, perché vengo da Gradara e ho giocato a calcio in diverse parti della Romagna, quindi per me venire qua quasi mi sento come un forestiero, uno che viene da fuori. Però respiro un'aria di chi ha voglia di fare, di chi ha voglia di crescere, di chi ha voglia di migliorarsi. Respiro un'aria di gente che ha voglia di fare. Quindi i chilometri che faccio per venire qua, insomma, penso che siano una giusta cosa, un giusto stimolo, perché vale la pena, ecco. Io sono sicuro che anche con l'unione di questi paesi, che sono distanti da loro una manciata di chilometri, si possa lavorare per un progetto futuro molto interessante. L'augurio è questo, l'auspicio è quello di vedere nel più breve tempo possibile tanti ragazzi che possano spiccare il volo verso la prima squadra, e chissà, qualcuno, vedendo anche l'affiliazione con l'Udinese, che possa arrivare anche in Friuli a giocarsi le proprie carte.